all'ultimo episodio di Minecraft Hardcore, che è sempre difficilissimo pronunciare Minecraft Hardcore, vabbè. Se ve lo foste perso, vi prego andatevelo a recuperare, perché abbiamo trovato due villaggi completamente vicini, cioè a distanza di 100 blocchi neanche, quindi vicinissimi, e quindi il problema del cibo risolto. Abbiamo fatto l'enchanting table, dobbiamo mettere i libri intorno all'enchanting table. Una volta messi i libri, iniziamo ad esplorare il Nether. E poi in teoria dovremmo pescare qualche libro incantato, ma sarà un altro discorso, magari per il prossimo episodio. Quindi signori, oggi se tutto va bene, si va nel Nether. Ah, mi raccomando di lasciare un bel commentino del video, iscrivervi se ancora non l'avete fatto e attivare la campanellina. Iniziamo. Vi ricordate che nell'ultimo episodio c'era il mini recinto di mucche? Beh, ormai si sono moltiplicate come se non ci fosse un domani. Ho fatto un pochino di progressi off camera, ovvero che le ho fatte moltiplicare con tutto quel mega cibo che avevamo, che ora vi voglio far vedere quanto cibo c'è, no, anche un po' nell'inventario, e anche qui quanto cibo c'è. Qua c'è l'alambicco per le pozioni, che per ora metto qui. Dovremmo fare anche delle pozioni in realtà. E qui appunto c'è la farm di canne da zucchero, e grazie a quello ho potuto fare i miei bene amati libri. Ora non ci resta appunto che fare i... Come si chiama i... Oddio, non mi viene in mente il nome. Le bookshelf, come si chiamano in italiano? Le librerie. Appunto per andare a contornare il nostro buon amato tavolo per gli incantesimi. Anche qui non mi veniva in mente il nome. Ora, spero che bastino 16. Sapete che non mi ricordo assolutamente. Lo mettiamo qua in mezzo al nulla? Sì, cioè alla fine non è che devono essere costruzioni carine. Basta che siano costruzioni e basta che facciano il loro lavoro. Non è come in Minecraft Ita che voglio farle belle, qua basta farle. Ok, credo sia una cosa del genere, ma vi assicuro che non ne ho idea. Ora, dovrei avere i lapislazzuli. I lapislazzuli, che esatto sono quelli che sostanzialmente ci mancano di più. Vediamo. Sì, incantiamo un panino. Vai, incantiamo il panino. Cosa ci dai? Efficiency. Dannazione Minecraft quando sbaglia a mettermi le cose. Ok, perfetto. Si può. È giusto. 30 livelli. Perfetto. Ovvio, non voglio incantare questa qui, però 30 livelli. Ok. Per voi sarà passato un secondo. Per me sono passati 2 giorni in Minecraft e soprattutto nella realtà più di 25 minuti. E voi direte: cosa hai fatto? Ho farmato, come vedete, del vetro, giusto per renderlo più bello, appunto per andare a imbottigliare il tutto. Sì, mi dà fastidio anche a me questo uno in più dei due stack, ma lo distruggeremo a tempo debito. Anzi, lo distruggiamo adesso. Biatch. E appunto in una maniera proprio randomicissima, no? Qua ho sbagliato. Voglio andare a coprire il tutto. Del tipo, possiamo fare, questo lo dovrei togliere in realtà. Possiamo fare tipo, non lo so, totalmente a caso, tipo doppio se non triplo strato. Andiamo a coprire, così almeno abbiamo una copertura da eventuali creeper, perché sinceramente non vorrei farmelo distruggere dai creeper. Quindi facciamo un altro bello strato, tech, senza cadere magari. Thank you, Masir. Masir. Masir, Masir. Oh, comunque questa serie, ovvio ne dovevo sprecare uno, sta andando benissimo. Ma sono caduto. Dicevo benissimo. Mi sta piacendo un casino. A me sta divertendo un botto farla, perché non so, perché quando c'ho tipo la cosa che ti fa dire: oh mio Dio, hai solo una vita e se sbagli muori. Non so perché, ma mi dà quel brivido che mi piace, quindi sono più invogliato a giocare. No, me ne manca uno. Oddio, il vetro che ho rotto mi manca, non ci credo. Anzi, lo distruggiamo adesso. Non ci credo quello che ho rotto. Qui si vede la differenza tra un idiota e un master. E io sono l'idiota, non il master. Mamma mia, raga! Mi sei fatto cacare sotto, mi hai fatto cacare sotto. E ok, oh dai, è carino. Non è la cosa più bella del mondo, ma è carino, dai. Il vetro mi piace un botto. Tra l'altro non so se uscirà prima questo episodio o quello delle shaders, ma andatevelo a vedere perché proprio vi rifate gli occhi. Detto ciò, signori, dobbiamo andare a creare, dopo questa piccola intro abbastanza lunga, dobbiamo andarci a creare il port challenge del Nether. Quindi a me l'ossidiana, basteranno 7 pezzi di ossidiana. Devo andare a cercare, vediamo se c'ho il bucket, perfetto, devo andare a cercare della lava. La domanda è: dove la trovo della lava? 3 hours later. Allora, ho sentito che qua, oltre a un botto di mob, c'è anche della lava. Quindi, c'è uno zombie incastrato. Ti lascio lì, cosa credi? Stupido, stupido. Allora, oh, perfetto. Ok, abbiamo trovato la lava. Oddio, non ho preso il piccone di diamante. Vado, torno, faccio, prendo e ci vediamo al portale.
Quanto è difficile la vita da hardcoreista. C'è un'altra cavernita, vediamo cosa c'è, ma non dovrei esplorare senza il piccone. Allora, ossidiana presa, piccone me lo rifaccio anche in ferro, quello di diamante, vabbè, l'ho rimesso via. E mettiamo via anche queste cose che per il momento non servono, perché avevo dei lapislazzuli. Ah, è vero, devo esplorare anche dei lapislazzuli, ma soprattutto dormiamo e finalmente ce ne andiamo nel Nether. Cioè, quanto stavamo aspettando questo momento? 6 ore? 7? 65? Probabilmente 65. I blocchi ce li ho e andiamo a fare il portale. E il nostro portale è stato fatto e ora lo accendiamo. Tra l'altro ci avanza anche della obsidiana. Lo accendiamo. Oh, oddio, finalmente. Andiamo. E ora, come è solito fare, prendo il telefono perché devo fare le coordinate. Non le coordinate, la foto alle coordinate del Nether. Buongiorno. Dove ci ha fatto spawnare? Nel nulla? Nel nulla. Allora facciamo la fotina. Dite come sempre cheese. Cheese. Perfetto. Poi non so perché si dice cheese. Secondo me perché. Vabbè, chi se ne frega. Allora, sento già dei peggio ghast. No, dove siamo spawnati? Dove ci ha fatto spawnare? No, oddio, ci ha fatto spawnare nel nulla. Che schifo di Nether. Lo odio il Nether. Cioè, io proprio il Nether con tutto il cuore lo odio. Allora, bonjour, bonjour. Quanti pigmen? Troppi. Questo lo uccidiamo perché può servire per le pozioni. Ora, sapete che io non sono molto esperto delle pozioni, ma so che molte sono utili. No, no, scappa, scappa, questi qua ci ammazzano. Via, via, via. Via, via, che sono fastidiosissimi. Via, via. No, già ci sparano i ghast. Allora io sono venuto qua per scovare le fortezze, non per farmi uccidere, grazie. Cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Allora, la troveremo mai una fortezza? Secondo voi sì, secondo voi no? Secondo me no. Però almeno ci proviamo. Come la trovo una fortezza? Cioè, con quante chance ho di trovare una fortezza? Il ghast io non ci penso neanche ad avvicinarmi. Sì, salve, salve, non vi tocco, non vi tocco. Sarebbe bello evocare anche il Wither, ma. Zitti tutti, zitti tutti, che stavo cadendo come un idiota. Non vedo fortezza all'orizzonte. E la cosa mi turba un po'. Mi ricordo l'altra volta sono spawnato letteralmente in parte a una fortezza. Quindi ho pensato, vabbè, ci faranno sempre spawnare in parte delle fortezze. Invece no. E invece no. Salto pericolosissimo. Salto decisamente pericoloso. Non so, esploriamo. Qua continua a non esserci niente. Dannazione di una dannazione. Fortezza, fortezza, ezza. Cioè, io ho paura ad esplorare il Nether, però d'altro canto mi serve il fuocherello, come lo chiamo io. So che non si chiama fuocherello, ma lo chiamerò per sempre fuocherello. Quindi ci sono due piani. Piano A, passare qua senza morire, ok? Tipo potrei o tornare a casa e in questo episodio ci esploriamo anche una caverna, però almeno il portale o comunque le cose per il portale le abbiamo prese. Quindi ci possiamo esplorare le caverne in attesa appunto di un vostro consiglio su come prendere le Blaze Rod, dovrebbero chiamarsi, per poi trasformarle in fuocherello. Oddio, oddio, scappa. Oddio, scappa subito. Dammi il piccone, dammi il piccone. Via, 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 via. Che poi quali erano le coordinate del. Allora, non mi ricordo la mia coordinata, ok? Non me la ricordo. Quindi devo già riguardare la foto. Si è stati qua 2 minuti e ho già paura. Le cose, le torce. Perfetto. Perfetto. Altre torce. Bravo Master che mette le torce. Mi ero già completamente dimenticato. Voglio già tornare a casa. Ok, ci sono i tip. No, 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 no. Ho finito l'acqua. Vabbè, casino totale. Scappa, scappa. Scappa, 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 scappa. È da qua che siamo venuti, mi sa. Sì, ok. Allora, il Nether non è cosa per me. Quindi me ne torno a casa. In questo episodio ci esploriamo. Cioè, in questo episodio, in questa seconda parte finale, ci andiamo ad esplorare la grotta, quella dell'ultimo episodio. Cioè, quella che dovevamo esplorare, ma che non abbiamo ancora esplorato. Magari troviamo qualcosina, quante mucche. E voi appunto mi scrivete come trovare le. Come si chiama? Oddio, come si chiama? Le Blaze Rod. Perché appunto mi serviranno per gli occhi dell'End. Dovremmo trovare e cercare anche degli Enderman, quindi scrivetemi nei commenti come cercare velocemente o trovare velocemente degli Enderman.
Tanto dovrei anche farmi la farm di pesca. Quindi mi sa che in teoria converrebbe di più lootare nei vari mari, nei vari laghetti. Ma hey, ci proveremo. E oh mio Dio, quanto è alto quell'albero! Cioè, quanto? Un botto? Troppo. Allora, siamo ritornati nella cavernita dell'altra volta che tutti attendavate con ansia la sua esplorazione. Vabbè, prendo questo ferro, ma credo che non lo prenderò più perché alla fine, cioè, cosa mi serve? Mi faccio una anvil perché mi servirà la anvil e basta. Non ne prendo più il ferro, guardate quanto ne sto prendendo, eh.